Buongiorno di nuovo a tutti, benvenuti a questa giornata di Digital Open Day di Polydesign. Io sono Martina Galli e faccio parte dello staff di Polydesign, società fondata dal Politecnico di Milano, che oggi vi presenterà i suoi master di primo livello e i corsi executive. Vi ricordo che al termine della presentazione del master seguirà un momento di domande e risposte in cui potrete porci tutte le vostre domande, anche per chi ci segue da casa nella chat dedicata. Il master che presenteremo ora è il Master in Behavioral Design, è un master di Polydesign in collaborazione con l'Università degli Studi di Milano Bicocca e siamo qui con la faculty del master a cui do il benvenuto e a cui lascio la parola. Grazie mille, grazie mille. Buona giornata a tutti, buona giornata a chi ci ascolta. Oggi presentiamo questo master che è la seconda edizione, Behavioral Design. Un termine che forse non per tutti è conosciuto, è abbastanza nuovo, è esploso negli ultimi anni, dopo che Tyler ha introdotto la teoria del nudge e su cui attualmente negli Stati Uniti stanno sviluppando questo tipo di approfondimenti. È essenzialmente un corso rivolto a chi intende intervenire nelle aziende che hanno rapporti con il pubblico, quindi che possono essere di trasporti, energia, ma anche banche e assicurazione, in cui si deve comprendere l'innovazione che deve essere portata all'interno dei servizi. C'è sempre stata un'innovazione che a volte può essere di tipo tecnologico, organizzativa, ma qui andiamo a individuare un'innovazione che è, per così dire, meno invasiva, più gentile. Il termine infatti è nudge, è la spinta gentile, è la traduzione che hanno dato in Italia, ed è una soluzione innovativa per migliorare l'efficacia dei servizi che vengono erogati. E l'abbiamo fatto unendo due competenze. La prima, che è essenzialmente quella dell'Università Bicocca, nella facoltà di psicologia, che agisce su quelli che sono i modi con cui gli utenti approcciano i servizi, insieme a una metodologia, che è quella di design thinking, che viene sviluppata essenzialmente qui al Politecnico. Ecco le due, qui vedete alle mie spalle le presentazioni dei due enti che partecipano, Polydesign da parte Politecnico e Università Bicocca per la parte di conoscenze psicologiche. Il nudge, come ho già annunciato, è una teoria introdotta nel 2008, ma che è esplosa negli ultimi 3 anni, perché serve a avvicinare gli utenti ad servizi che possono essere migliorati e sviluppati. Pensate a tutto il problema che c'è nel lato dell'ambiente, per esempio nella raccolta dei rifiuti, ma anche nelle banche che devono, per esempio, indurre i giovani a stipulare iniziative di finanziamento. Alcune volte possono essere coercitive. Voi stipulate un mutuo e vi dicono: dovete stipulare insieme al mutuo una polizza assicurativa. Non è solo questo il metodo che deve essere obbligatorio, ma può essere indotto a comprendere quali che possono essere i vantaggi senza indurre un consumatore, un utente, a scelte che a volte possono sembrare imposte. Ma per far questo, per capire quali sono quindi le necessità, è un aspetto di tipo psicologico. La parte invece di design thinking è come metterla in pratica. Quindi, seguendo la schema che abbiamo qui organizzato, adesso passo la parola alla collega della Bicocca, che entrerà nel merito di quell'aspetto del nudge e di come affrontare questi tipi di tematiche. Prego. Grazie. Sì, la questione principale che la teoria del nudge sostanzialmente si è trovata ad affrontare è lo sfruttamento positivo, diciamo, di quelli che sono i meccanismi psicologici, bias, che tendenzialmente possono portare invece a un rallentamento decisionale o a delle scelte poco funzionali al benessere proprio e anche collettivo. Quindi l'idea fondamentale di questa teoria è quella di tener conto
di questi meccanismi cognitivi. In che modo? Attraverso la strutturazione di queste architetture comportamentali della scelta sono dei, come dire, come predisporre dei set indecisionali che possano in qualche modo prevedere anche le reazioni cognitive del nostro cittadino utente e possano in qualche modo orientarle, senza mai essere coercitivi, ovviamente. Quindi non è una misura coercitiva, mantiene la libertà di scelta perché si può sempre decidere che cosa, di non aderire a certe proposte o a un certo setting e tiene conto, la cosa interessante è che tiene conto proprio di quelli che sono dei comportamenti automatici che se non compresi possono in qualche modo funzionare contro anche l'interesse dell'individuo. In questo modo, insomma, l'idea è di poter compensare queste tendenze, diciamo, non propriamente propense o volte a delle buone scelte e senza mai, come dire, minare la libertà di scelta. Un esempio molto semplice è quello legato alla neutralizzazione degli errori, no? Un sistema ben progettato si aspetta che gli utenti sbaglino, in questo caso, insomma, la dimenticanza tipica del lasciare appunto il tappo del serbatoio della benzina dopo il rifornimento sul tetto dell'autovettura, viene risolto attraverso questo collegamento che sostanzialmente rende impossibile, la previene, insomma, la conosce, la previene lo stesso. Il funzionamento del bancomat, cioè l'ordine di erogazione di banconote e bancomat, che è stato cambiato, quindi prima viene espulso il bancomat e poi il contante, proprio in considerazione del fatto che la maggior parte delle persone, o molto spesso, non la maggior parte fin troppo, ma molto spesso, si lasciava un errore tipico, era dimenticare il banco. Quindi avere in mente queste cose ci consente di prevenire e di insomma, risolvere con degli atteggiamenti, con degli, come dire, dei device, dei meccanismi che possano in qualche modo far fronte o anticipare o prevenire, insomma. Un altro fattore importante è il feedback che sostanzialmente dà un'indicazione alle persone di come stanno comportandosi, ad esempio rispetto al risparmio energetico, piuttosto che un esempio tipico è quello di cui tutti, no, abbiamo conoscenza, che è l'avviso sul portatile dell'esaurimento della batteria, no? Quello è un meccanismo, è un, come dire, un feedback che viene in automatico ad un certo punto, che ci segnala semplicemente che stiamo commettendo degli errori. E un altro elemento importante è la nostra difficoltà di prevedere quali saranno gli effetti delle nostre scelte attuali sullo sviluppo futuro della nostra vita, quindi una difficoltà di rappresentazione degli effetti a lungo termine. Ecco, anche in questo, ad esempio, quando si descrivono gli effetti di certe condotte a livello di salute o per i mutui, piani tariffari, eccetera, eccetera, è importante che anche il linguaggio utilizzato sia chiaro, sintetico, eccetera, per poter aiutare le persone a programmare e a vedere i possibili sviluppi delle proprie scelte. E poi la questione della complessità delle scelte, un altro elemento che caratterizza il nostro sistema cognitivo. È una difficoltà di maneggiare tante informazioni insieme, di elaborarle e insomma, questa idea di razionalità limitata che possiamo vedere in tante circostanze, che può essere, come dire, aiutata, aggirata attraverso delle euristiche che possono uti essere utilizzate per migliorare appunto e risolvere dei problemi. Quindi anche qua, appunto, l'euristica di per sé, che è una scorciatoia cognitiva che molto spesso ci porta anche a degli errori, a semplificare erroneamente, può essere utilizzata come se fossero dei bias positivi o delle euristiche in positivo che possano essere considerate al fine di progettare meglio un intervento che è rivolto appunto all'utente piuttosto che all'individuo che fa parte di una collettività. Questo
Questi sono alcuni dei nostri libri in cui abbiamo trattato questa questione e forse adesso, senza il forse, ripasso a te la parola. Quello che avete sentito è la prima fase quindi del nostro percorso di studio del nostro master, che è quella quindi di Behavioral Science, ma la seconda è quella di Design Thinking. E questo modo, ormai adottato da alcuni anni, che è un metodo per individuare le modalità con cui poi le innovazioni, anche quelle di tipo gentile, poi devono essere adottate all'interno delle aziende. Perché di fronte a un bisogno si possono trovare più soluzioni, ma qual è quella più indicata, qual è quella più adeguata per il contesto? E questo lo fa proprio le attività di design thinking, perché da una parte è quella di comprendere e definire quali che sono i problemi, ma poi sono anche quelli di realizzarlo, cioè ideare, creare un prototipo e poi realizzarlo. Noi in questo percorso, qui è una rappresentazione, ma ce ne sono tantissime di quello che è il design thinking, noi lavoriamo sulle prime quattro fasi che voi avete qui individuato. E lo facciamo essenzialmente attraverso anche qui una metodologia di design thinking che daboldiamo e che è quella in cui la prima si guarda qual è la sfida e quindi è la parte di behavioral. E la seconda è poi individuare quelle che sono le soluzioni, che sono le parti di design. E soprattutto, come vedete, in senso orizzontale viene usata questa metodologia nuova, che è quella del Nudge, di individuare tra le varie soluzioni quella che più si adatta a quelle che sono le imprese. E questo come viene fatto? Questo viene fatto attraverso quello che sono i workshop che per generare nuove idee e quindi è una metodologia conosciuta, specialmente qui alla facoltà di design, e viene svolta proprio qui all'interno del dipartimento, utilizzando degli strumenti, dei tools che sono stati messi a punto proprio qui nella facoltà, che sono quelli proprio della generazione delle idee e quindi che verranno distribuiti durante il periodo di workshop che, come avete potuto vedere nel sito e nella brochure che trovate allegata, insieme proprio a quelli che sono degli strumenti pratici per riuscire ad arrivare a quelle che sono poi le soluzioni. La parte essenzialmente teorica, quindi di behavioral, viene fatta all'interno della facoltà Bicocca, quindi a Milano, mentre la parte di workshop e di applicazione viene fatta qui al Politecnico, nella facoltà di design. Qui alcune foto per chi non conosce la nostra realtà, che vede come sono realizzati nei nostri corsi e dove vengono poi effettuati. Perché la domanda per uno che si pone è perché io devo fare un corso di behavioral design? Per diventare che cosa? Per diventare quello che è il behavioral designer. E sono figure professionali che adesso vengono inserite a fianco degli amministratori delegati, vengono messi a fianco dei direttori marketing e in alcuni casi vengono costituite proprio delle units all'interno di grandi strutture, per esempio è stato fatto nella Samsung in Corea, è stato fatto in Inghilterra, stanno cominciando a pensarlo di farlo anche alcune banche qui in Italia. Perché se uno va a vedere quelle che sono le professioni del futuro, qui vedete quelle che sono quindi le soft skill, che sono quelle di tipo emergente, che nascono dal World Economic Forum, che sono proprio quelli di strategic design, analytic thinking, che si raggruppano all'interno dei contenuti del nostro master. Quindi è una figura professionale emergente che sarà sempre più richiesta all'interno delle imprese italiane e multinazionale. Il corso, come vi dicevo, è essenzialmente fatto da due partner, ma la parte amministrativa, quindi come ci si iscrive, il modo, così viene gestita dalla Università Bicocca. Per questo allora ritorno dalla collega che vi descrive le parti poi di operative e di gestione. Sì, benissimo. Intanto l'accesso a questo master avviene attraverso una selezione, il requisito minimo è una laurea triennale o magistrale, ovviamente di una serie di facoltà che
noi privilegiamo, ma non sono esclusive. È composto, insomma, il corso di 320 ore di formazione, la maggior parte delle quali avviene online, solo 48 ore sono previste in presenza, 80 ore di workshop, anche queste divise in presenza e online. A questo si aggiungono 320 ore di stage formativo presso una delle aziende partner di cui adesso vi mostrerò i loghi, e ovviamente possono essere anche altre le aziende che noi possiamo, con cui possiamo attivare una convenzione. Se i partecipanti, se gli iscritti fossero già dipendenti di enti o pubblici o privati. E il tutto termina con la presentazione di un project work che è stato, che come dire, è un po' il risultato della parte formativa di tipo più teorica e di quella invece di realizzazione di un progetto. Ovviamente lo stage sarà condotto sulla base di un progetto che è concordato con noi e in cui noi facciamo da supervisori rispetto a quella che poi sarà la supervisione interna nelle aziende. Ecco, questi siamo noi, ci sono anche il professor Zurlo e il professor Viale come direzione scientifica. Questi sono alcuni dei nostri partner a cui se ne aggiungono ovviamente molti altri e appunto chiediamo di fare riferimento al sito della Bicocca dove si possono vedere insomma i criteri di ammissione e i tempi della scansione temporale per l'ammissione e tutto il resto insomma. Forse abbiamo finito, Forse io abbiamo finito. almeno non lascio aperto Lasciamo le domande. qua, magari. Lasciamo le Sì. domande. Allora, intanto chiedo a chi è qui in aula se ci sono delle domande. Se no, passiamo a leggere quelle che ci hanno scritto nella chatroom. E la prima è: dato che è stato indicato dal prof. Campodall'Orto che le figure professionali sono figure che si interfacciano con gli amministratori delegati, immagino che i partecipanti siano le persone che già lavorano o comunque hanno già avuto esperienza lavorativa. È corretto? Nel caso, i profili dei candidati, quanta esperienza lavorativa devono aver maturato? Non sempre chi affianca l'amministratore delegato proviene dai ranghi inferiori di un'azienda. Molto spesso vengono inseriti delle nuove figure. Per esempio, noi abbiamo dei dottorati di ricerca che se decidono di intraprendere una carriera che è quella di tipo professionale, quindi presso le imprese e non accademica, trovano una collocazione proprio perché hanno, essendo dottorati di ricerca, PhD che hanno una visione di design strategico, sono quelli che affiancano, entrano nello staff di quelli che sono poi i decisori pubblici, quindi non pubblici o decisori aziendali, quindi quelli che sono i vertici. Quindi non c'è bisogno essenzialmente che siano dei dipendenti. Se c'è un'esperienza di tipo lavorativo, ovviamente è preferibile, infatti quelle che sono all'interno di quelle dei documenti che devono essere presentati, oltre al curriculum, che diamo proprio una lettera di motivazione su cui poi sono indicati anche quelle che sono le tipi di esperienza. Però sono figure che proprio sono rivolte a individuare nuove modalità di erogazione di servizi, che non provengono dai classici centri di ricerca e centri studi, ma che affiancano proprio quelli che sono poi i momenti decisionali. Ok, poi ci chiedono, qualora si fosse già occupati, è possibile non svolgere lo stage? Se una persona è già occupata, chiediamo all'azienda di poter svolgere lo stage all'interno dell'azienda, quindi ipotizzando che l'azienda da cui provenga sia un'azienda che comunque ha un'attività di contatto con il pubblico, quindi con il consumatore finale. Non è detto che sia solo ed esclusivamente con il consumatore finale. Vi faccio un esempio, c'è un'assicurazione su cui noi stiamo collaborando, che ci ha chiesto un intervento proprio di behavioral design verso gli agenti, che non sono dei dipendenti, sono dei soggetti esterni che
però che hanno un collegamento con quelle che possono essere la struttura distributiva dell'assicurazione. Ecco che allora, come vedete, che non c'è uno stretto collegamento tra il pubblico e behavioral design, ma è proprio quelli che possono essere i rapporti con quello che è l'azienda, con la sua struttura organizzativa esterna. Il corso si svolge, come avete visto, si svolge al venerdì e al sabato. Abbiamo tentato di privilegiare coloro che a volte hanno delle attività di tipo professionale, ma che vogliono far crescere. Se proprio la provenienza è proprio esterna, cerchiamo quindi che non è nei settori che vi ho indicato, possiamo fare un colloquio e cercare di capire se si può trovare una soluzione. Lo stage deve essere fatto perché è un master universitario, dà dei crediti, permette un percorso di avanzamento di carriera, specialmente per quelli che provengono dall'ambiente pubblico, e quindi lo stage deve essere fatto. Possiamo trovare la soluzione migliore per risolvere dei problemi come quelli enunciati dalla partecipante che ha posto la domanda. E ci chiedono, essendo una figura abbastanza nuova, vorrei capire quanto è già diffusa nel mondo aziendale italiano. Immagino siano soprattutto grandi aziende o multinazionali. Rispondere tu, vai. Effettivamente non credo che sia questa la collocazione che necessariamente corrisponde. È una figura in realtà che ha delle competenze trasversali che possono essere applicate nel servizio pubblico anche a livello di aziende. Appunto, non di multinazionali, perché dipende qual è l'obiettivo che poi a livello aziendale ci si pone. Può essere anche un obiettivo interno di miglioramento di una certa funzionalità, eccetera. Ecco, è vero, è una figura nuova. È una figura nuova e, come dicevo prima, è esplosa negli ultimi 3 anni dopo che Thaler ha vinto il Nobel. Negli ultimi 2 anni negli Stati Uniti hanno fatto 20 master su temi analoghi. Cioè, quindi di colpo si sono accorti che E c'è questa. l'innovazione basata sulle metodologie Nudge sono diventati importanti. E quindi è un modo per migliorare quello che può essere l'attività dell'azienda. Però, se mi ricordo, 10 anni fa, quando abbiamo lanciato Design Thinking qui in Italia, nessuno sapeva che cos'era. C'eravamo noi di design e quelli di ingegneria gestionale che parlavamo di questi temi. Adesso Design Thinking è dappertutto. Stamattina parlavo con Banca d'Italia e mi hanno detto: "Ah, ma noi Design Thinking lo facciamo già." Quindi sarà così anche per behavioral design, lo sarà perché è una figura che ormai sta entrando all'interno delle professionalità delle imprese. Adesso è essenzialmente per quelle grandi, ma anche quelle minori si troveranno di fronte a iniziative di questo tipo. Ok, allora io direi che abbiamo Va concluso. bene. Ringrazio moltissimo Grazie. il professor Campodall'Orto e la professoressa Macchi per essere stati con noi e averci spiegato appunto gli aspetti di contenuto di questo master. Ricordo a tutti che il riferimento per le selezioni è l'Università Bicocca e vi ringrazio per essere stati con noi. State con noi anche per il prossimo master. Grazie. Grazie a tutti, grazie ai Arrivederci. partecipanti.